Salve a tutti ragazzi, sono Zen e bentornati sulla carriera allenatore con il Genoa su FIFA 16. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con un paio di trattative in corso, ovvero, ve le faccio vedere subito, trattative in corso, in pratica erano questi due, l'acquisto di un difensore centrale come Focobo, o Focobo, non so come si legge, anche poi il prestito di Sandro da Barcellona, che noi avevamo offerto un riscatto di 4 milioni. Bisogna vedere se il Barcellona accetti o meno. Poi alla fine, vabbè, per Plea diciamo che non si fa niente, perché avevamo chiesto uno scambio con Pavoletti, ma loro hanno detto assolutamente di no, e quindi noi ci teniamo Pavoletti. Questo episodio deve iniziare subito con un amichevole contro l'Augsburg e andiamo a giocarla velocemente. La formazione che ho messo in campo è quella dei titolarissimi, e quindi direi di andare subito alla partita contro l'Augsburg, la squadra tedesca, e possiamo subito iniziare la prima partita. Attenzione, l'Augsburg in aria, miracolo di Perin, ma c'è ancora Bobadilla e alla fine riesce a buttarla dentro. Purtroppo non riesco a giocare bene, sarà perché sono appena sveglio e quindi è la prima partita che faccio del giorno, ma non posso farmi fregare in questo modo. Calcio di rigore per noi, rigore secondo me completamente regalato. Sono sincero, non esiste assolutamente rigore in questo caso. Comunque accettiamo molto volentieri il regalo, vediamo un po' a chi lo facciamo battere. Ho visto un 78 di Costa, sì, lo facciamo battere a Tino Costa. Vediamo un po', Tino Costa. 1-1, la butta dentro il pareggio del Genoa con Alberto Ottino Costa. Attenzione al calcio d'angolo pericoloso dell'Augsburg che ripassa in vantaggio. È svettato più alto di tutti, Klavan, ed è riuscito a buttarla dentro. Ci terrei a rivederlo il gol, perché voglio vedere chi è che si è fatto fregare. È in due, comunque mi sembra il 5, che non mi ricordo chi è, però mi sembra che nel mezzo ci fosse anche Di Maio, quindi un po' anche colpa sua. Ma Calabrotto che la butta in mezzo Martinez! Che gol signori, che azione, mamma mia, Diego Perotti, un cross strepitoso per la testa di Joseph Martinez, che non sbaglia, riguardate qui che cross di Perotti, e Martinez che anticipa alla perfezione, nonostante non sia molto alto Martinez, riesce comunque ad anticipare il difensore avversario, e siamo di nuovo sul risultato di parità, siamo sul 2-2, e ora cerchiamo di vincerla. Attenzione Bayer, e arriva il gol dell'Augsburg, dai, ma che fortuna. È vero che è un amichevole, però non ne posso più di perdere. Guardate che fortuna, proprio un rimpallo, dai. Avete visto cosa è successo, raga? No, ma non ci credo. Vabbè, giustizia fatta, 3-3. Cioè, avete visto? Cioè, mi sembra normale che succeda una cosa del genere, vabbè. Lo so io che questo gioco è stato fatto con i piedi. Comunque, accettiamo il regalino, 3-3 e facciamo finta che quel gol di vantaggio precedente dell'Augsburg non ci sia mai stato e che stiamo sempre sul 2-2, ma queste cose veramente non si possono guardare. Prova il destro Tino Costa, la palla esce fuori. Potevamo segnare all'ultimo a tutto e vincere peggio della Juve, ma purtroppo finisce qui. Allora signori, partiamo subito con un'ottima notizia. Focobo, anzi lo Sporting, ha deciso di accettare la nostra offerta di 1 milione per Focobo. O Focobo, non so come si pronunci. Allora, offriamo un bel contratto da 5 milioni, mettiamo un giocatore per il turno da 5 milioni, sì, 5 anni, mettiamo un giocatore per il turnover, penso che accetti, visto che a Lisbona faceva un giocatore sporadico. Questo qua è un investimento sia per il presente ma anche per il futuro, perché comunque è un giovane molto talentuoso. Allora, arriva un'offerta di 40.000 euro per Sommariva, direi di chiederne almeno 60, penso che accettano. Anche se potrei, vabbè dai, lasciamo stare, per 10.000 euro in più possiamo decisamente lasciar stare. Allora qui per Sommariva dicono che massimo 50.000 euro, vabbè accettiamo. Allora che Barcellona ha rifiutato i 4 milioni, proviamo a offrirne 5 per il riscatto di Sandro, perché farebbe veramente comodo un giocatore come lui e ci tengo a prenderlo. Eccolo qua signori, l'arrivo di Focobo. Lo Sporting ha accettato e poi ha accettato anche lo stesso giocatore l'offerta che gli abbiamo proposto. Bene, quindi ci portiamo a casa un ottimo difensore centrale, come già detto in precedenza, sia di prospettiva che
che è utile anche per il presente. Allora, che Barcellona decide di rifiutare di nuovo la nostra offerta di riscatto di 5 milioni, quindi a questo punto propongo un'offerta secca, così semplicissima, un prestito stagionale e così, senza alcun tipo di riscatto, secco così, come ho già detto. Signori, offerta per Mattia Perino dal Milan, 7 milioni e mezzo, che sono pochissimi. Se lo volete, datemi 20 milioni. Se mi date 20 milioni, io ve lo do. Ma dovete darmi, facciamo 21, dai. 21 milioni per Mattia Perin. Beh, sarebbe una grande offerta. Raga, alla fine il Milan offre 9 milioni, quindi proprio fuori strada al 100%. Non se ne parla proprio, cari milanisti. Raga, sto notando ora che al centrocampo abbiamo sei centrocampisti, quindi facciamoci, allora abbiamo Costa, Gemaili, Laxalt, Nicham, Rincon, e sono 5, 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché ovviamente Cofino lo dobbiamo contare. Quindi sono sei centrocampisti e direi che potremmo mettere in meta Rincon, visto che vale anche 3 milioni, e oppure aspettate, fatemi pensare un attimo. Allora, i titolari, secondo me, sono Costa e Tacitis, poi la prima riserva sarà Laxalt, poi abbiamo scusate, abbiamo Gemaili, poi ovviamente c'è il Rincon e comunque usiamo, quindi diciamo, possiamo o mandare indietro uno dal prestito oppure vendere il Rincon. Visto che ne abbiamo tanti in prestito, direi di mandare indietro Gemaili, perché fatemi pensare un attimo, perché poi l'anno prossimo abbiamo, cioè praticamente non abbiamo il centrocampo, perché alla fine rimarremmo solo con uno e due, cioè solo con Rincon e Tacitis, e quindi direi sì, riscendiamo Gemaili e poi vabbè, già da gennaio dovremmo intervenire assolutamente al centrocampo. Il naso mi sta uccidendo, quindi sì, rimandiamo indietro Brahim, Gemaili. Ecco qua, l'abbiamo fatto, così prendiamo anche un po' di stipendio e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Raga, guardando un po' tra i centrocampisti che è riuscito a trovarci il nostro osservatore, ho notato questo Cossirlo che mi ispira molto, però devo pensare un attimo a una cosa: noi abbiamo molti centrocampisti di rottura o molti centrocampisti con visione tattica? Allora, fatemi fare una pensata, eh. Allora, noi, ripetiamo ancora una volta, i titolari sono Alberto Costa, che è uno coi piedi buoni, e poi abbiamo Tacitis, che è uno che, diciamo, rompe le gambe. Poi, come dice, abbiamo Rincon e Laxalt, sì, diciamo che abbiamo uno e uno. Quindi questo Cossirlo, intanto mia madre sta rompendo l'armadio, allora direi che questo Cossirlo potremmo provare a fare un'offerta, non so quanto vogliono, eh? 3 milioni e 9, 6 milioni e 3. Allora raga, vediamo se accettano 1 milione o se no non si può fare nulla, perché facendogli un conto, diciamo, con lo stipendio, perché lui prende 15.000, quindi sarebbe anche in prospettiva a quello, quindi se accetta il 1 milione noi ce lo prendiamo, altrimenti no. Per questo Cossirlo che, dicevo, mi ispira a me, non è che l'ho visto da qualche parte, aveva statistiche molto interessanti, quindi ho pensato di prenderlo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Raga, offerta di trasferimento per De Maio, 5 milioni e mezzo dal Leicester City, possiamo chiedere fino a 7 milioni. Beh, se ne accettano 7 milioni e mezzo, perché comunque in difesa siamo messi bene, De Maio è un buon giocatore, comunque se accettano 7 milioni e mezzo potrei farlo partire, quindi 7 milioni e mezzo. Raga, qui il Leicester fa un'altra offerta di 7 milioni e non 7 milioni e mezzo, però io quasi quasi accetterei, perché con 7 milioni possiamo prenderci un altro bel difensore centrale al suo posto, e poi prende anche 60.000 di stipendio, quindi scusate, questa cessione potrebbe aprirci nuovi scenari di calciomercato. Quindi sì, direi di accettare i 7 milioni dal Leicester e vedere un po' cosa possiamo fare, chi possiamo prenderci in difesa. Andiamo subito a vedere.
Allora, raga, ho chiesto informazioni per un paio di difensori centrali. Allora, Chedvai 20 milioni e mezzo, ciao. Rugani, per me non abbiamo ancora intenzione, ok. Jimenez 42 milioni, Jonathan Tah, signato di recente. E ditemi voi cosa devo fare io, eh. Allora, raga, ecco qui l'ufficialità che abbiamo venduto Sebastian Demayo alla Leicester City per 7 milioni e nelle nostre casse ci arrivano ben 6 milioncini. Poi ho chiesto informazioni anche per Romagnoli, anche lui si è unito di recente. Che bella cosa, eh? Allora, questi qua sono i soldi che ci restano dal budget. 7 milioni e 9, 65 mila di stipendio. E direi che dobbiamo tutti quanti spenderli per un bel difensore centrale, ma a questo penseremo nel prossimo episodio, ovvero quando ci sarà l'ultimo giorno di calciomercato. Però il prossimo episodio ovviamente inizierà con la prima giornata di Serie A Team e abbiamo come prima giornata il Verona in casa e dobbiamo assolutamente cercare di vincere. Bene, quindi questo quarto mi sembra episodio della carriera dell'allenatore può finire qua. Comunque se non era il quarto episodio, questo episodio, qualsiasi episodio, episodio anonimo, può finire qua. Vi invito a lasciare un bel like e un bel commento. Io e la mia voce stiamo lentamente morendo e direi che possiamo vederci al prossimo video. Ciao a tutti!